Buongiorno, buongiorno, bentrovati a questo nuovo appuntamento con ANSA Forum. Oggi è molto interessante perché parleremo di politica estera, della politica estera italiana in questo momento così complicato della storia del globo, dell'Europa, del nostro paese. Perché? Perché lunedì e martedì a Roma si aprirà la conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici italiane nel mondo, che è un appuntamento di grande importanza proprio per la nostra diplomazia. Un appuntamento che ANSA.it seguirà in diretta con il nostro streaming e che sarà aperto dal Capo dello Stato Sergio Mattarella e chiuso dal nostro Presidente del Consiglio Mario Draghi. Per fare il punto, per cercare di inquadrare insieme ai nostri ascoltatori l'importanza e il ruolo di questa conferenza, abbiamo con noi l'ambasciatore Ettore Sequi. Buongiorno e benvenuto all'ANSA. Buongiorno direttore, buongiorno a tutti. Allora, Ettore Sequi è il segretario generale della Farnesina, che è un ruolo fondamentale perché è proprio come dire, il pistone centrale, la persona che dirige tutta la macchina diplomatica, oltre a coadiuvare il nostro ministro degli esteri, su proprio le linee di politica estera italiana. Quindi un ruolo decisivo, un ruolo importante. Ettore Sequi ha una lunga carriera alle spalle, è stato a Kabul negli anni della guerra, è stato a Pechino, insomma, una persona di grandissima preparazione. Sarà sicuramente molto interessante ascoltarlo, proprio perché magari non si conosce bene cosa c'è dietro al grande lavoro che fanno i diplomatici e questo mi sembra appunto un aspetto fondamentale. Io comincerei proprio da questo ambasciatore, perché questa conferenza, qual è il suo obiettivo, quali sono come dire, le linee generali e le strategie che volete mettere in piedi? Ma, diciamo, questa conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici, come giustamente hai ricordato, è un evento che noi svolgiamo mediamente ogni anno. Abbiamo dovuto fare un'interruzione per via del Covid, ma è un'occasione per noi importantissima di condivisione di idee, di scambio di esperienze e di come dire, individuazione di best practices che possono essere seguite, sperimentate in un ufficio, in Italia o all'estero, e ripetute in altri. Poi è un'occasione straordinaria anche per poter avere direttamente dalla voce della politica, dei vertici delle istituzioni, Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro degli Esteri, delle indicazioni su che cosa ci si aspetta da noi, su cosa il Paese desidera che i diplomatici, quindi ambasciatori e ambasciatrici, facciano proprio per il bene del Paese. È un'occasione, direi, anche di crescita culturale per tutti noi. Se mi può passare un termine in inglese, direi è un momento di affinamento di quella che gli americani definiscono corporate culture, ed è esattamente il tipo di come dire, di esperimento che cerchiamo di fare, migliorare e raffinare sempre di più la cultura del Ministero degli Esteri, la cultura organizzativa a beneficio del nostro Paese. È un gioco di squadra importante. Michael Jordan diceva che per vincere una partita ci vuole il talento, per vincere il campionato ci vuole il gioco di squadra e l'intelligenza. Ecco, noi vogliamo vincere tutte e due, ma soprattutto il campionato, questo a beneficio del nostro Paese. Abbiamo come tema fondamentale quello della ripartenza, quello delle sfide che ci aspettano in un mondo che certamente è molto cambiato dall'epoca prima del Covid. L'abbiamo potuto riscontrare veramente anche nella vita di ogni giorno e così come nella vita internazionale. È un momento di ripartenza e quindi è come dire, una sfida con quelle che sono le sfide del nostro futuro. È un momento in cui noi vogliamo riaffermare la fiducia nelle nostre capacità di affrontare queste sfide ed è un momento nel quale vogliamo capire meglio come il Ministero degli Esteri, anche in questa nuova fase, in questo cambiamento d'epoca che stiamo vivendo, può essere più funzionale, più efficace e più al servizio, meglio al servizio dell'Italia. Bene, grazie. Senta, ambasciatore, allora, l'anno che si è chiuso è stato segnato da due storie dei nostri due diplomatici, purtroppo una di queste
di queste è anche finita male, i nostri ascoltatori sicuramente lo ricorderanno, parliamo dell'ambasciatore Luca Attanasio che ha perso la vita in un agguato in Congo. Parliamo anche del nostro console a Kabul, Tommaso Claudi, che nei giorni confusi e complicati di Kabul era sul terreno a cercare di aiutare l'evacuazione. Gli ascoltatori ricorderanno una sua fotografia con un bambino in braccio, che è anche una delle fotografie del libro dell'anno dell'ANSA che vedete sul nostro tavolo e che abbiamo voluto oggi donare all'ambasciatore. Ecco, sono due episodi diversi tra loro, ma che ci testimoniano un impegno e forse anche ci servono per spiegare a chi ci ascolta che quando si pensa al ruolo della diplomazia, al ruolo dell'ambasciatore, non si deve pensare soltanto alla negoziazione, ai colloqui, ai rapporti con gli stati, ma anche proprio a un lavoro sul terreno, on the ground. È importante. Come è cambiato nel corso degli anni il ruolo dell'ambasciatore e quello italiano in particolare? Io intanto la ringrazio moltissimo per aver voluto ricordare due giovani diplomatici, Luca Attanasio, a cui va veramente il pensiero, e colgo l'occasione per ricordarlo, va il nostro pensiero commosso, grato direi, Luca Attanasio appunto, che è morto in servizio insieme al carabiniere Iacovacci, l'autista Milambo, nella Repubblica Democratica del Congo. Tra l'altro Luca rappresentava una delle punte diamante di questa nuova diplomazia dei giovani, per il suo senso dello Stato, per la sua freschezza intellettuale, per la sua direi capacità progettuale, per la sua umanità. Così come il nostro Tommaso Claudi ha dato un segnale direi molto potente anche attraverso quella foto che devo dire ho avuto la tentazione di twittare avendola ricevuta da lui, l'è stata fatta a un carabiniere, proprio perché mi dava l'impressione plasticamente di rappresentare in una sola immagine quello che in fondo noi ci aspettiamo dai nostri giovani e quello che i nostri giovani sono preparati, idealisti, non hanno paura di mettersi in gioco e soprattutto hanno questo forte spirito di servizio degli altri. Quindi direi i nostri giovani saranno uno dei temi, insieme a quello delle donne diplomatiche, su cui la conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici si soffermerà. Senta, scusi se la interrompo, ma sono moltissime le persone che ci stanno seguendo e credo molti sono i ragazzi e le ragazze. Lei ha parlato di un'esperienza di giovani diplomatici, perché un liceale di oggi o un universitario di oggi dovrebbe pensare di fare l'ambasciatore in futuro? Ma intanto le potrei rispondere direttamente con una frase del ministro Di Maio, e cioè che non c'è niente di più bello che mettersi al servizio del proprio paese, che è esattamente quello che ovviamente non solo i giovani, ma in generale sì. I diplomatici cercano di fare. Ma io credo che i giovani lo facciano con una maggiore capacità di adattamento, una maggiore curiosità, oltre che naturalmente una preparazione molto solida, perché voglio ricordare che il concorso per entrare in diplomazia è un concorso molto rigoroso, molto selettivo, molto serio. Ma direi che la bellezza è quella proprio di mettersi in gioco a vantaggio di tutti quelli che sono gli interessi nazionali, che possano essere la promozione culturale, la promozione economico-commerciale, il servizio dei connazionali per chi fa il lavoro consolare. È un'esperienza direi estremamente, estremamente importante, che arricchisce molto e credo molto molto in linea con quelle che sono le caratteristiche direi più belle e più tipiche dei nostri giovani, l'idealismo e lo spirito di servizio. Senta, ambasciatore, nel corso soprattutto degli ultimi anni, direi forse per quello che io ho potuto raccontare nel nostro mestiere degli ultimi 15-20 anni, c'è stato un grande sforzo della macchina diplomatica per sostenere le nostre imprese all'estero. Molto spesso, tanti anni fa, guardavamo con un po' di invidia le grandi missioni dei tedeschi in Cina, parliamo veramente di tanti tanti anni fa, però appunto nel corso di questi anni si è fatto molto. Che cosa state facendo, quali sono i vostri piani e in che cosa si sostanzia questa operazione?
Ecco, io intanto credo che sia importante partire da un dato che direi estremamente eloquente. Un terzo del PIL italiano si basa sull'export, quindi circa il 32% è export. Aggiungiamo un 12-13% di turismo, quindi vediamo che quasi la metà del nostro PIL, della nostra ricchezza, si basa su attività che hanno una connotazione di scambi internazionali, che possano essere di merci, di servizi o di persone. Quindi direi che l'aspetto veramente importante è stata questa riforma del 2019, in cui il Ministero degli Esteri ha assunto le competenze in materia di commercio internazionale e di promozione dell'export. Si tratta di una riforma che è stata fortemente voluta dal Ministro Di Maio e che ha permesso di mettere a regime in modo organizzato tutte quelle che sono le risorse che possono sovrintendere alla promozione del nostro export e in generale delle attività economiche internazionali all'estero. Da qui è nato uno strumento, anch'esso voluto dal Ministro Di Maio, che è stato lanciato recentemente, il patto con l'export, che ha messo a disposizione proprio delle attività di promozione circa 5 miliardi e mezzo di euro, che sostanzialmente si basano sulla modernizzazione in qualche modo dei servizi alle nostre piccole e medie imprese soprattutto, il rafforzamento del capitale umano, la digitalizzazione, quindi c'è una forte attenzione all'innovazione tecnologica. È direi un esperimento molto nuovo e che sta già dando i suoi frutti di nation branding. Allora, quali sono i risultati? Già noi li possiamo vedere. Perché se consideriamo l'incremento del nostro export dal 2020 al 2021, vediamo che abbiamo già raggiunto più 20%. Addirittura nel 2021 abbiamo, nei primi 9 mesi, raggiunto un record, che è quello di 377 miliardi di export a fronte di quello che già era un record, quindi pre-Covid nel 2019 erano 356. Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che il Ministero degli Esteri può contare su una serie di avamposti, che sono le ambasciate, gli stessi consolati, che sono gli uffici ICE, che sono passati appunto sotto la responsabilità del Ministero degli Esteri, SIMEST, SACE e così via. Poi c'è un altro aspetto su cui io credo vale la pena di insistere, perché è anche oggetto di una dei dibattiti che si fanno in tema di attrazione di investimenti esteri in Italia. Oggi, proprio grazie a questi strumenti, le ambasciate sono attrezzate, insieme ai colleghi naturalmente ICE, SIMEST, eccetera, per comprendere bene quelle che sono, come dire, implicazioni o le connotazioni di investimenti esteri che vengono fatti in Italia, quelli più vantaggiosi, trasparenti, quelli che hanno eventualmente intenti più opachi o addirittura quelli che possono avere un carattere predatorio. Quindi direi che il nuovo approccio del Ministero degli Esteri, che ritengo ci sia sempre stato, ma si è molto rafforzato dal 2019 in poi, è proprio questo: una grande, grandissima attenzione alla promozione economico-commerciale, non disgiunta naturalmente alla promozione culturale, perché il brand Italia è un brand che va visto evidentemente, certo, nel suo complesso, ed è un brand che è vincente proprio perché credo nessuno può competere con questa combinazione di eccellenza tecnologica e eccellenza culturale. Ecco, quello che serviva a fare è mettere tutto insieme in modo organizzato, ed è esattamente quello che il Ministero degli Esteri sta facendo. Ambasciatore, io la vorrei portare un attimo su un tema vicino a noi, diciamo così, il tema dell'informazione e della comunicazione. In questi tempi così complicati, in questi tempi in cui sui social si brucia tutto in pochi minuti e si fa fatica ad avere delle analisi approfondite, anche se poi si possono anche trovare assolutamente dei contenuti interessanti. Ecco, quanto è importante per un diplomatico la comunicazione e come lei valuta, ragiona intorno al ruolo della, chiamiamola così, informazione tradizionale, professionale, la nostra,
A me piace ricordare, oltre alla storica collaborazione con il Ministero degli Esteri, che l'ANSA è impegnata soprattutto sul digitale, proprio nel ruolo di servizio che vogliamo fare per l'opinione pubblica, in una serie di prodotti, di contenuti. Sull'ANSA 2030, sulla sostenibilità, ANSA Europa, sul ruolo dell'Europa e su quello che l'Europa porta ai cittadini, ANSA Med sul ruolo dell'Italia e su quello che accade in tutte le sponde del mare Mediterraneo, che in questi giorni stanno vivendo momenti molto complicati. Ecco, quanto è importante questo e quanto è importante per voi poi saper comunicare? Io credo che sia fondamentale. Ai miei colleghi, amici, giornalisti, in qualche modo li considero dei colleghi. Dico che la nostra attività in realtà è molto complementare. Complementare perché entrambi cerchiamo di raccontare una realtà andando anche al di là della pura cronaca e cercando di scavare attorno ai fenomeni. Per scherzare dico ai alcuni giornalisti amici che in fondo il nostro lavoro è lo stesso, perché dobbiamo cercare di raccontare in modo semplice dei concetti o delle situazioni complesse, sì, cercando di far capire quali sono. Abbiamo entrambi la preoccupazione di bucare le informazioni, le notizie e viviamo spesso sotto la mannaia delle deadlines. Okay. Oramai anche con l'accelerazione dell'informazione, direi le deadlines e la velocità, oltre l'accuratezza, naturalmente ci deve sempre essere, le deadlines sono importantissime. Quindi il nostro lavoro certamente è complementare. Devo dire, per esperienza sia mia che anche di molti miei colleghi, l'interscambio, l'interazione, il confronto anche di informazioni, di idee, di analisi con giornalisti arricchisce reciprocamente il risultato di quello che facciamo, le nostre stesse analisi e la nostra stessa comprensione poi di realtà complesse che ci circondano. È chiaro che l'informazione anch'essa si sta evolvendo, anche gli strumenti evidentemente stanno evolvendo in modo molto rapido. Un esempio che io faccio spesso è quello addirittura l'avanzata talebana in Afghanistan è stata raccontata passo passo via Twitter dal portavoce dei talebani. Quindi è chiaro che c'è una necessità di comprendere meglio l'evoluzione della realtà dell'informazione e adattarsi, attrezzarsi per, come dire, gestirla nel modo migliore. Noi proprio per questo stiamo per lanciare, ne parleremo alla conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici, una nuova direzione generale. Direzione generale si occuperà di diplomazia pubblica e cultura. Cosa vuol dire? Vuol dire che cercheremo di rendere ancora più coerente, per così dire, la comunicazione del Ministero degli Esteri, sia attraverso i canali tradizionali, diciamo la comunicazione più istituzionale, sia attraverso una serie di strumenti che già stiamo utilizzando, che sono i social, diciamo, più innovativi. E devo dire, da questo punto di vista, ritengo che il Ministero degli Esteri sia abbastanza avanti. Noi stessi siamo produttori di materiale multimediale. Abbiamo ad esempio prodotto nei primi 9 mesi di quest'anno circa 2700 prodotti multimediali solo a Roma, e la nostra rete nello stesso tempo ne ha prodotto circa 18.000. Quindi siamo noi stessi produttori. Ma abbiamo anche, per inciso, devo dire, abbiamo lanciato un nuovo sito che ha permesso di aumentare negli ultimi mesi del 50% il numero di accessi, cosa che ci porta nell'ultimo biennio da 3 milioni a 6 milioni di utenti. Detto tutto questo, c'è un altro aspetto che è fondamentale e di cui noi già vediamo le implicazioni, non solo in termini di informazione ma anche in termini di sicurezza, e cioè quello che una società che è bene informata sui temi di politica estera, ovviamente non solo su quelli, ma soprattutto sui temi di politica estera, è una società che è più refrattaria a fenomeni di non solo cattiva informazione, ma manipolazione dell'informazione. È chiaro a tutti quali sono le implicazioni anche, come dicevo, in termini di sicurezza. Allora, l'informazione
perché entrambi, come categorie eroghiamo, desideriamo erogare, rappresenta un antidoto molto potente contro questi fenomeni, che sono dei fenomeni potenzialmente anche dirompenti per le nostre società. Bene, in tutto questo il Ministero degli Esteri evidentemente vuole essere all'avanguardia e vuole porsi ecco, come strumento al servizio degli utenti, siano essi imprenditori, siano essi connazionali, siano essi soggetti interessati alla politica estera, ma a una percezione corretta della politica estera. Condivido in pieno questa sua risposta e mi dia la possibilità di salutare e ringraziare tutti i corrispondenti, i collaboratori dell'ANSA all'estero. È una rete importante che collabora costantemente con gli ambasciatori italiani. È importante, lo voglio sottolineare, perché raccontare l'Italia al mondo da qui è un mestiere complicato. Noi lo facciamo tutti i giorni e cerchiamo di renderlo, di rendere il racconto più efficace e più corretto possibile. Raccontare il mondo all'Italia con occhi italiani è diverso dal racconto che possono fare gli altri colleghi, le altre agenzie internazionali, che sono assolutamente dei fuori classe, ma che non sono, da questo punto di vista, non hanno la sensibilità e il point of view italiano. Questo è uno degli elementi che ci piace molto sottolineare, perché appunto è il mestiere che facciamo tutti i giorni. Senta, vorrei un po' affrontare lo scenario internazionale, che in questo momento è caratterizzato, oltre che da una pandemia che sta mettendo tutti in crisi, da una difficoltà forte tra Stati Uniti e Cina, che in qualche modo si allarga a crisi regionali. L'Italia è un paese importante, una media potenza, mi pare che si possa definire così, che insieme all'Europa punta molto sul multilateralismo, cioè sul dialogo e sul colloquio, per cercare di contenere e risolvere le tensioni. Lei, tra l'altro, è stato molti anni a Pechino. Qual è, secondo lei, il modo migliore per dialogare con questi soggetti così importanti, in particolare la Cina, in una fase così delicata? Ma intanto sono molto d'accordo che esiste in questo periodo assistiamo a una polarizzazione. Direi polarizzazione che in qualche modo è persino indicativa di una contrasto o polarizzazione tra, diciamo, sistemi democratici e sistemi autocratici, in qualche modo. È una polarizzazione che in qualche modo anche risponde, a, con occhi tradizionali diremmo, a un rapporto complesso tra grandi potenze. Una potenza certamente emergente, o che vuole essere emergente, come la Cina, una come gli Stati Uniti, una potenza tradizionale, con uno sguardo evidentemente globale. Ora, noi credo non dobbiamo perdere di vista un aspetto fondamentale, che è il nostro ancoraggio euroatlantico, un ancoraggio non soltanto geopolitico, ma fatto soprattutto in termini di valori. Quindi io credo che la base principale per affrontare qualsiasi dialogo sia partire da qui, partire da una consapevolezza del nostro posizionamento in termini non solo geopolitici, ma anche e soprattutto valoriali. Questa è la base. Lei ha ricordato l'Unione Europea. L'Unione Europea definisce la Cina sotto tre aspetti: rivalità strategica, competizione e collaborazione. Rivalità strategica per i motivi di cui ho parlato. Competizione, perché non sfugge a nessuno quali possono essere anche degli aspetti competitivi in termini economici, in termini di mercati, e collaborazione per quanto riguarda dei macro temi che possono essere individuati abbastanza facilmente. Pensiamo ad esempio all'ambiente, pensiamo a problemi relativi al surriscaldamento del pianeta, di cui noi evidentemente abbiamo bisogno di discutere con la Cina, ma anche con altri attori. COP26, no? Assolutamente. Quindi noi dobbiamo partire da qui, avendo però ben presente quell'ancoraggio valoriale. Mi riferisco
ad esempio, a un problema che oggettivamente affrontiamo nei confronti della Cina, che è quello della inaccettabile decisione cinese di contro sanzionare alcuni parlamentari europei per le loro posizioni sul Xinjiang, cosa che poi ha portato a bloccare l'accordo sugli investimenti con la Cina. Ora, detto tutto questo, direi anche che una delle vocazioni tipiche, direi tradizionali, persino uniche dell'Italia, del nostro paese, rientrano direi nel DNA della nostra politica estera, quella della capacità di dialogo, della capacità di essere in grado di dialogare con tutti, sempre ovviamente tenendo conto di questi ancoraggi di cui valoriali e geopolitici di cui parlavo. E la capacità italiana di far dialogare, d'altra parte, noi l'abbiamo vista di recente nel quadro del G20. Nel quadro del G20 abbiamo preso le iniziative importantissime. Pensiamo all'Afghanistan, pensiamo ad esempio all'ambiente. E questa capacità italiana si declina perfettamente nel termine multilateralismo. Abbiamo una predisposizione naturale al multilateralismo, a cercare appunto un dialogo con tutti. Poi c'è un ultimo aspetto, un ultimo postscriptum, direi, che riguarda un rapporto su cui effettivamente un'interazione è importante, è quello culturale. Lo stesso Presidente Mattarella ha ricordato l'importanza della collaborazione culturale, dello scambio, del raffronto anche culturale con delle superpotenze culturali, possono essere l'Italia, la Cina. Pensiamo infatti al fatto che noi siamo tra i due paesi che hanno il maggior numero di siti UNESCO. Ecco, su questa base, per chiudere un po' il discorso, direi che la nostra cultura del dialogo è comunque un elemento vincente, credo, ed è comunque un qualcosa che noi abbiamo sempre presente, fermo restando l'ancoraggio valoriale di cui parlavo all'inizio. Allora, mi faccio ringraziare i colleghi della redazione estera, in particolare Cristoforo Spinella, che pochi minuti dopo che lei ha parlato ha già diffuso le sue parole nel notiziario dell'ANSA, le sue parole sul console Claudi, quindi mi fa molto piacere, ringrazio i colleghi del lavoro che fanno sempre molto attento sul fronte internazionale. Mi avvierei alla conclusione con un'ultima riflessione, ambasciatore. Abbiamo più volte accennato al tema dell'Europa, una speranza per tutti noi, per tutti i cittadini italiani. Noi siamo uno dei grandi paesi fondatori. L'Europa ha vissuto momenti difficili, paradossalmente in questi 2 anni forse il Covid ci ha fatto riscoprire in qualche modo la potenza, la forza e le possibilità dell'Europa. L'abbiamo visto sia per quanto riguarda la tutela della salute, perché avere un approccio sui vaccini complessivo è stato un grandissimo risultato, e non ne parliamo poi del recovery plan, della possibilità di spingere le nostre economie, che hanno vissuto un anno, il primo, veramente drammatico, e tutti quanti ne abbiamo visto gli effetti. Ecco, pensando ai prossimi anni, quale può essere il ruolo italiano? Tra l'altro mi piace ricordare che noi siamo rappresentati dall'ambasciatore Benassi a Bruxelles. Bruxelles è per l'Italia una sede diplomatica fondamentale, lo è per l'ANSA, quindi saluto anche i colleghi di ANSA Bruxelles, che poi lavorano sempre anche loro in collaborazione, perché davvero è un po' il centro, la nostra seconda casa. Certo. E forse un giorno sarà anche la prima, speriamo. Ambasciatore. Grazie, ma intanto devo dire, mi fa piacere che l'abbia ricordato l'ambasciatore Benassi, uno straordinario ambasciatore, un caro amico, ma soprattutto un bravissimo ambasciatore, e sta facendo un lavoro eccezionale. Voglio partire da 2 considerazioni. La prima è, mi fa piacere che lei abbia parlato di Europa, perché io stesso ho lavorato per 5 anni sotto le bandiere dell'Unione Europea in 2 diversi incarichi, quindi devo dire, mi sono reso conto da dentro quale sia la portata persino rivoluzionaria. L'Europa è il più grande esperimento di ingegneria istituzionale della storia umana. Quindi il secondo punto è che c'è un detto a Bruxelles che
qualche modo possiamo applicare a quanto lei diceva proprio della crisi. Never miss a good crisis, non perdere mai una buona crisi. Perché? Perché dalle crisi effettivamente poi scaturiscono degli insegnamenti ma anche delle opportunità. Allora, detto questo, è chiaro che l'Italia è stato uno dei paesi, dei primi paesi, paesi più importanti a esprimere, a dare un contributo importante di idee a questo concetto della nuova Europa. È inutile ricordare qual è stato il ruolo anche progettuale del nostro paese per quanto riguarda Next Generation EU nella deliberazione di risorse comuni per la ripresa, eccetera. È inutile ricordare quali sono stati anche gli impulsi riformatori da parte italiana. Allora, io credo che per rispondere alla sua domanda noi dobbiamo partire intanto da questo, da questa rinnovata consapevolezza dell'importanza, direi non definitiva dell'Europa, appunto per il nostro paese, e vedere in prospettiva quelle che possono essere anche le opportunità che un esperimento, direi unico, che si sta svolgendo proprio in questo periodo, e cioè la conferenza sul futuro dell'Europa, ci può portare. Perché? Perché la conferenza sul futuro dell'Europa evidentemente è una tribuna ideale per avvicinare le opinioni pubbliche, i cittadini dell'Unione Europea, quasi 500 milioni di persone, a delle istituzioni che a volte in certi periodi forse sono state percepite come lontane, non attente ai bisogni proprio dei cittadini. Bene, questa tribuna virtuale è un esperimento certamente molto nuovo che dà la possibilità a tutti di esprimere idee, aspirazioni, di dare suggerimenti. Direi, ecco, tra i vari, ad esempio, ed è una delle lezioni che ho imparato proprio servendo sotto l'Unione Europea, una delle aspirazioni che io vedo è quella sempre più forte che l'Unione Europea sia in grado di esprimersi a una sola voce, si dice. Cosa non sempre facile, cosa complessa e cosa resa a volte difficile anche dalle procedure stesse di voto di maggioranza. Ricordiamo ad esempio che nel caso della politica estera e di difesa comune è necessaria l'unanimità. Bene, c'è un desiderio che si vede muoversi verso un abbandono di questo principio della unanimità, che permetterebbe certamente all'Europa di essere ancora più efficace e di poter parlare sempre e non ogni tanto a una sola voce. E dal punto di vista dell'Italia, per finire, io vedo un aspetto cruciale in un lavoro che noi stiamo facendo da tempo, con impegno e con passione, che è quello di favorire l'ampliamento ai paesi dei Balcani occidentali. Quello che noi oggi vediamo è che l'aspirazione dei giovani, soprattutto dei Balcani occidentali, a entrare nell'Unione Europea è sempre più forte. Quando qualcuno mi chiede a che serve, la risposta è molto facile: serve a mettere un paese in condizione di funzionare meglio, che è esattamente quello di cui a livello di generale di Unione Europea abbiamo bisogno, succeda anche nei Balcani occidentali, e questa aspirazione c'è. Io sono convinto che una iniezione di questo entusiasmo, direi persino di questo afflato europeo nelle vene dell'Europa, sarebbe estremamente importante, anche perché non dobbiamo dimenticarci una cosa, che quella zona, che è fondamentale sia per il continente tutto ma anche per il nostro paese, è una zona che comunque, se frustrata, sarà comunque aperta a tentazioni di influenze da parte di altri, e questo evidentemente noi non possiamo permettercelo. Ecco, in questo io vedo una prospettiva di lavoro importante per il nostro paese, ma per tutta l'Europa nei prossimi anni. Ah, e anche, aggiungo, per ancorarli ancora di più a quei valori di cui parlavamo prima, di cui, esatto, l'Europa è portabandiera nel mondo. Esattamente. Bene, ambasciatore, io la ringrazio davvero molto, credo che sia stato molto interessante, ho visto tantissime persone collegate, li ringrazio davvero. Lunedì e martedì questo importante appuntamento lo potrete seguire
sui nostri canali e poi sulle pagine internazionali di ANSA sempre molti approfondimenti di quello che la nostra diplomazia nel mondo fa. Nel nostro nuovo sito che inaugureremo nei prossimi mesi ci saranno degli spazi dedicati ad hoc proprio per raccontare questa realtà così importante per il nostro paese. Io ringrazio ancora l'ambasciatore Sequi e gli faccio in bocca al lupo e per questo importante appuntamento. Gli auguri di Buon Natale a lui e a tutti voi, perché penso che non ci rivedremo prima di Natale, quindi tanti auguri, state bene, in buona salute e buona giornata a tutti.